All'interno dell'ex orfanotrofio, oggi denominato Boccone il Povero di via Pindemonte, il CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, ha iniziato una nuova attività, coadiuvato dall'Azione Cattolica e dall'Associazione Giacomo Cusmano, che qui si occupano della mensa per i poveri, in cui vengono accolte sia le persone ospitate nei dormitori comunali, sia i senza tetto. Parliamo di circa 80 persone. In questa sede il CISOM ieri sera ha effettuato gratuitamente i tamponi anti-Covid e ha organizzato delle visite specialistiche per coloro che ne hanno bisogno all'interno di alcune strutture ospedaliere del territorio. Al termine dell'attività sanitaria, i volontari si sono poi fermati a servire la cena insieme alle associazioni. Allora, in questo istituto, che è un ex orfanotrofio, oggi invece è una casa per i poveri, i bisognosi, coloro insomma, che in qualche modo si avvicinano per qualche necessità in particolare, abbiamo attiva la mensa del povero Giacomo Cusmano, dove ogni pomeriggio viene preparata la cena per circa un'ottantina di persone. La cena viene servita in genere alle ore 18. Gli utenti sono appunto fratelli che chiedono in qualche modo di venire a cenare in maniera così libera. Si presentano e quindi vengono aiutati. Si tratta appunto di un pasto caldo, un primo con il secondo e contorno, la frutta, il pane, insomma un pochino quello che la provvidenza ci mette a disposizione. Tra le altre attività c'è il centro sociale che si occupa della distribuzione di alimenti e anche la distribuzione di vestiario. E poi abbiamo anche dato accoglienza ad altre associazioni che si occupano appunto di attività sempre socio-caritative, tra le quali il CISOM oggi sta offrendo servizio sanitario a questi nostri fratelli e sorelle appunto che frequentano la nostra mensa. In particolare si stanno occupando di fare dei tamponi gratuiti, ma non solo. Si occuperanno anche di prendere contatti per ovviamente coloro che hanno bisogno di eventuali visite mediche da fare presso altre strutture ospedaliere nei prossimi giorni.